Esiste un filo rosso per intercettare nei bambini e negli adolescenti il rischio di autolesionismo, comportamenti eccessivi o addirittura di commettere gesti estremi. È l'avverbio improvvisamente. Quando ci accorgiamo che i nostri figli improvvisamente cominciano ad avere un calo del rendimento scolastico, non vogliono più frequentare la scuola, si isolano all'improvviso, diventano aggressivi o cambiano carattere. A dirlo è Pietro Ferrara, professore associato di pediatria generale e specialistica presso l'Università Campus Biomedico di Roma e referente nazionale della SIP per abusi e maltrattamenti. Quando hanno vissuto, stanno vivendo delle esperienze negative, purtroppo spesso sono dei segnali molto molto sfumati. In queste situazioni non abbiamo una risposta oggettiva che venga da un esame o da un referto, ma dobbiamo intercettare e capire quali sono questi segnali sfumati che l'adolescente manda e lancia. Quando cominciano ad avere e a commettere dei gesti e degli atti autolesionistici, e noi ci rendiamo conto che dal giorno alla notte cominciano a presentarsi questi segnali, beh, questi cambi improvvisi sono certamente l'espressione di un disagio e di un malessere. E a quel punto la parola chiave e la parola, diciamo, d'ordine per poter cercare di intercettare questo e intervenire in questo momento difficile è dialogo. Sembra una banalità, ma questo non lo è. Nella prima infanzia è possibile individuare i precursori delle funzioni superiori, siano esse cognitive, comunicative, sociali e, per dirlo in un'unica parola, adattive. Lo spiega Elena Vanadia, neuropsichiatra infantile e responsabile medico del servizio di diagnosi e valutazione del Lido, che sarà tra i relatori del corso teorico-pratico gratuito per i pediatri sulla individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni, in programma dal 3 al 27 febbraio. L'iniziativa formativa, che prevede 18 crediti ECM, è promossa dalla SIP in collaborazione con Lido, la Fondazione Mite, il SISP e la SIN Lazio. La neuropsichiatra presenterà la scheda di screening e monitoraggio neuroevolutivo sviluppata dal Lido. È una scheda dedicata alla fascia di età 0-24 mesi. Come tutti gli screening, è pensata affinché, individuata la vulnerabilità, la suscettibilità o in alcuni casi la patologia, abbiamo sicuramente gli strumenti per intervenire. Ed è definita di monitoraggio perché proprio in relazione al fatto che c'è una scheda per ogni fascia di età, è possibile ripetere la scheda al bambino che sta crescendo e monitorare la sua traiettoria. Questo ancor di più per quei bambini in cui già dai primi mesi di vita verranno evidenziate delle vulnerabilità o delle vere e proprie alterazioni in una o più aree dello sviluppo. Chiaramente la scheda è uno strumento a supporto del pediatra e la possibilità è quella di un'interazione tra specialisti, che sarà quella che appunto offriremo, perché crediamo realmente che questa sia la strategia vincente per aiutare i bambini e le loro famiglie. Il vaccino Covid-19 è sicuro ed efficace, ce lo ricordano gli studi nazionali e internazionali, gli organismi regolatori dall'AIFA al Ministero della Salute. Tuttavia, tra gli operatori sociosanitari ci sono dei dubbi, delle perplessità, delle domande a cui è importante dare una risposta. A dirlo è Elena Bozzola, segretario nazionale SIP, che insieme a Rocco Russo, responsabile SIP del tavolo tecnico vaccinazioni, ha realizzato un decalogo per rispondere a tutti i dubbi. La pandemia da Covid-19 ha stravolto le nostre vite, la nostra realtà quotidiana, il nostro lavoro. Oggi per fortuna abbiamo un'arma importante, efficace, per combattere l'infezione. E questa è il vaccino, proprio perché è importante raggiungere una vaccinazione capillare del territorio, proteggere gli operatori sociosanitari tutti, da quelli che lavorano nelle cliniche, ai liberi professionisti, ai medici sul territorio. È importante risolvere tutte le loro domande in modo tale da proteggerli e proteggere quindi indirettamente anche i nostri piccoli pazienti. Ogni pediatra può trovare tra i suoi assistiti dal 10 al 15% di famiglie fragili che, tendenzialmente, diventeranno ancora più fragili.
Noi pediatri non vinciamo da soli. In questa battaglia alla povertà dobbiamo creare una rete che ci colleghi a nuove figure professionali, come l'infermiere pediatrico domiciliare, ai servizi sociali comunali spesso di difficile individuazione, alla realtà del terzo settore e al volontariato. A parlare è Giuseppe Di Mauro, presidente SIPS, che lancia un appello alle istituzioni. Si apra un tavolo di lavoro anche in vista del piano infanzia, che potrebbe nascere con una parte delle risorse previste nel Recovery Fund. Di Mauro chiarisce quali istituzioni e figure professionali potrebbero essere coinvolte. Caritas, i servizi sociali del comune, associazioni di volontariato, che possono individuare, intravedere o famiglie che si rivolgono a queste istituzioni. Una nazione, una delle istituzioni che ha a cuore un attimo non solo il presente, non solo quello di domani e di dopodomani, ma ha a cuore le future generazioni. Noi, da un punto di vista socio-sanitario e in più in modo particolare sanitario, dal punto di vista sanitario, sì, dal punto di vista neurocognitivo, psicologico, sotto tutti questi punti di vista, io non mi sento felice in questo momento se so che fra 20 anni mi troverò degli adolescenti o più che adolescenti meno bravi, meno sani, meno integri di quelli di ieri e un domani. Nella seconda ondata, che in Campania ha portato un aumento dei casi di Covid, il numero di bambini positivi è cresciuto, ma pochi di loro hanno avuto bisogno di ricorrere a terapie intensive. La maggior parte è stata curata e seguita veramente bene a domicilio dai pediatri di famiglia. Lo spiega Luigi Martemucci, direttore della UOC Pediatria 2 della ORN Santo Bono Posillipon di Napoli. Quello che abbiamo riscontrato, prosegue, sono alcuni casi di patologie legate ad una sindrome infiammatoria multisistemica che si manifesta a distanza di uno o due mesi dall'infezione da Covid. Si tratta comunque, avverte il primario, di un evento abbastanza raro. Molti di questi casi sono stati trattati a domicilio senza nessuna necessità di ricorrere all'ospedale. Quindi questo ha determinato di fatto un particolare allarme in un momento storico recente, che però poi tutto sommato conviene precisare che è una sintomatologia che decorre abbastanza bene, viene trattata bene e non dà assolutamente grossi problemi. E all'inizio della pandemia i colleghi di Bergamo avevano posto l'accento su una sindrome che veniva definita sindrome di Kawasaki in corso di Covid. Noi già allora, diciamo, c'erano grossi dubbi che si potesse trattare di una sindrome di Kawasaki, perché aveva delle caratteristiche cliniche ben precise, un po' diverse. Questa sindrome poi dopo abbiamo capito dopo che è questa qui che noi definiamo MISC, o sindrome multisistemica post-Covid, che però, le ripeto, tutto sommato, una volta che abbiamo sensibilizzati i pediatri a stare attenti su questa patologia, una volta che viene diagnosticata precocemente, viene trattata e non dà grossi problemi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.